I miei inizi, voglio ricordare una cosa, sotto casa mia a Livorno, avevo 16 anni, c'era una troupe cinematografica che c'era Alberto Sordi. Questa non la sapevo. No. E ho detto a mia mamma, oddio, c'ho una lacrima oggi, scusate. Ho detto a mia madre, mamma, come io volevo fare il cinema, sotto stanno girando un film, ora mi vesto e mi prendono subito. Mia madre dice, ma dove vai? Mia madre cercava di dire, ma figurati se pensano a te. Scusate, ma mi sta scendendo una lacrima. Non so perché, è ho freddo. È l'emozione. Oggi cinema verità. Ecco cinema qua. Verità cinema oggi. Verità. Io sto prendendo. Vai, vai, vai. E allora praticamente mi metto tutta carina, era d'estate, un paio di zoccoli alti così, abbronzatissima, una maglietta gialla tutta scollata, dei pantaloncini, scendo. E io ho detto, ora mi fermeranno, ora mi... E infatti, cos'è successo? Viene un signore che era De Laurentiis, pensa questo, Alfredo De Laurentiis, dice, scusi signorina, dove va? Io, superba, al mare. Dice, vuol fare una particina con noi? No, non mi interessa il cinema, ma è dentro di me. E così ho iniziato a fare questa genericata Tutti a casa con Alberto Sordi. Il mio primo impatto col cinema, questo, ero emozionatissima, non facevo niente, rubavo della farina, però Alberto Sordi mi dava uno scappaccione e io ero felice, e da lì è iniziato tutto. Cin cin. E questa gente mi procura cioè Monicelli vede una mia foto e mi fa un provino per un piccolo ruolo. Però io ero felice perché era con Mastroianni, la Girardot, sei una ragazzina, c'hai questi mostri sacri. Poi lui va a vedere i provini, dice no, dice Gabriella non deve fare questo ruolo, le deve fare la protagonista. E lì è stata la svolta della mia carriera, perché fai un ruolo importante, un film corale con Mastroianni, mi ripeto, con Girardot, Folco Lulli che faceva mio padre, cioè, ed ero emozionatissima, ma per 3 mesi, ogni volta che andavo sul set, vedermi questi mostri sacri per me era una conquista, dicevo non è possibile, una Cenerentola a Roma, che poi l'abbiamo girato tutto a Torino e a Zagabria, con freddo, alle 5 del mattino ci alzavamo, un freddo cane, però... Felice, felice, che amore di persona, che era un grande amico mio. Niente, per caso non lo conoscevo personalmente, forse l'avevo conosciuto quando le donne avevano la coda, non so se è stato prima o dopo. No, la ragazzola credo, ad ogni modo io Giuliano credo di non l'ho conosciuto sul set, ed era lì anche un bel cast, c'era la sorella della SPAC, Agnese, poi c'era Anne Margaret, Angelo Infanti, un altro bravo attore, un caro amico mio, ma un grande amico, un provolone incredibile, però un grande amico. Cioè, e poi c'era Agnese Spacchi, io, Anne Margaret e Giuliano Gemma. E niente, ho conosciuto lui, facciamo il film, poi lui deve partire, questa è bella. Deve partire per la Spagna per fare un film con Florestano Vancini. Florestano Vancini era un grande regista che ha fatto La lunga notte del 43, cinema importante. E loro, però in quel caso ha fatto un film western, perché all'epoca si dovevano firmare non col vero nome. Steve Vance infatti si è firmato, ed era I lunghi giorni della vendetta. Allora Giuliano ci saluta tutto, a fine truppo, grande cena e tutto, dice vado in Spagna perché devo fare questo film. Io me ne ritorno a Roma, mi arriva una telefonata da Giuliano Gemma dalla Spagna. Dico Giuliano che c'è? Dice lo vuoi fare un provino in Spagna perché Vancini cerca la protagonista, vuole una ragazzina selvaggia, pazza, che spara, che salta, che... Ho detto io vengo.
Sono andata in Spagna, ho fatto il provino e sono rimasta lì 3 mesi perché ho fatto il film. Bellissimo. Però me l'ha trovato Giuliano Gemma, mi ha fatto questo grande regalo Giuliano Gemma. Una gran persona, vero? Bellissima persona, veramente una bella. Cioè è stata una fortuna aver incontrato lui che ha fatto il mio nome a Florestano Vancini. Erano loro. Era Franco, appena mi ha conosciuta nel primo. Qual era il primo? Mi sembra Brutti di notte nel primo. Mi sembra di sì. È Brutti di notte. Però... che mi scelse il regista. Così ho fatto il film. Poi Franco, appena poteva, mi chiamava per fare altri film con lui. Cioè avevo una forte amicizia con Franco, ma fraterna, no? Ed era una persona di un'umanità, di una sensibilità. Pensa che tutte le mattine questo uomo cosa faceva? Faceva venire l'aereo dalla Sicilia con cannoli freschi per tutta la troupe. Era una persona... ma la cosa buffa, che lui lo faceva anche io, soprattutto in onore a me, ma a me non piacevano, li dovevo mangiare per forza. Ma non mi piacevano. Ma pensa che fai tu? Non, perché è troppo dolce il cannolo siciliano. Vedi, a me no, capito? E l'ho dovuto, le di mangiavo per forza. Un giorno gli ho detto, non li fa più venire perché non li mangio. Non mi piacciono, dice, ma me lo dovevi dire. Cioè io amo più il salato, se mi portavo a mangiare, non so, un piatto di spaghetti alla carbonara oppure con i frutti di mare, per me era meglio. Meno, era un po' orso Ciccio. L'altro è solare, quella, però è una persona carina, però io penso che avrò scambiato 10 parole in 3 film, non di più, in uno faceva pure mio fratello.